Beh, io vi ringrazio per avermi invitato. Ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Sua Eminenza Parolin e veniva fuori quello che poi è l'insegnamento principale che su questi temi si ricava dalla stessa Costituzione. Di sicuro noi giuristi non bastiamo né a noi stessi né ad assicurare il rispetto di quei principi. E veramente c'è una eco, perché c'è quel... Eh sì, l'ultimo che ha parlato è quello che lo va a spingere, giusto? Rimedio alla mia colpa. Non è Potete una capire come... colpa, ma ecco, infatti ora la eco se n'è andata. È veramente la costituzione di una comunità ed è parte della vita di questa comunità. E il suo vero problema è che è fondata su principi che allargano i confini di questa comunità rispetto ad una tradizione per cui cuius status eius et. E invece no. Ecco, questa era la grande sfida che è cominciata col XX secolo e che la realtà del nostro tempo rende molto concreta. Apparteniamo tutti alla stessa comunità, dovunque siamo nati e da dovunque veniamo. Ed è questa la sfida alla quale in realtà non siamo sufficientemente preparati a rispondere, e per la quale il diritto è solo parte degli strumenti di cui si può disporre. È una lunga evoluzione quella delle costituzioni che le porta al punto che ora accennavo. L'elemento tipico delle costituzioni figlie del moto del costituzionalismo moderno che risale fondamentalmente al Settecento, ma che ha antecedenti anche prima, è quello di precostituire barriere contro gli abusi del potere e quindi quello di garantire diritti. No? Ricordate che nel costituzionalismo francese una Costituzione non è tale se non garantisce diritti, ma già in fondo le prime carte dei secoli precedenti erano motivate da abusi che erano stati commessi dai governanti e dalla difesa dei diritti di coloro che ne erano stati colpiti. Quelle del nostro tempo, e in particolare la nostra, hanno qualcosa di più ed è il tema che avete posto al centro di questo incontro ed è la difesa dei deboli, è l'attenzione dovuta a coloro che sono sprovvisti di tutela, quale che sia la loro condizione. È un cambio. Come purtroppo accade nella storia dell'umanità, questo che è figlio in realtà della grande tragedia dei decenni centrali del XX secolo, la tragedia dei milioni di morti prodotti da due guerre quasi consecutive che hanno investito il mondo intero, e la tragedia della Shoah, e quindi dello sterminio di milioni di esseri umani all'insegna di una visione di superiorità di taluno rispetto ad altri che porta addirittura alla eliminazione dei deboli. La cultura dello scarto trova proprio in quelle vicende il proprio apogeo. Chiunque fosse debole doveva essere non aiutato, ma eliminato. E questo anche fu fatto.
una vicenda che ha accompagnato la Shoah e che in qualche modo ne è stata oscurata, ma che dal punto di vista umano è lancinante non di meno. Sono state comunque vicende parallele ed è allora, ed è proprio da allora, che nasce come espressione della nuova umanità uscita da quelle vicende, quel tutti gli uomini, si diceva, tutti gli esseri umani, furono creati uguali in diritti e dignità. Una grande espressione di eguaglianza che era molto simile ad una dichiarazione analoga scritta 2 secoli prima, ma era stata scritta da degli uomini bianchi che la facevano convivere con la perdurante schiavitù degli uomini e delle donne nere che vivevano nel loro nascente paese. Questa volta aveva da valere per tutti davvero. E questo lo faccio sempre notare ai miei studenti, la parola dignità entra nei testi internazionali e nelle costituzioni allora, cioè che ogni essere umano abbia un qualcosa che non può essere negato, cancellato e che deve essere valorizzato, che si chiama dignità. Questo nasce allora. Quindi ciascun essere umano ha titolo a difendere, ad essere difeso rispetto a questo tratto che ci accomuna tutti e di cui tutti siamo partecipi. La Costituzione italiana, che nasce in quel contesto, ha già dentro di sé gli elementi costitutivi e anche di più di questa nuova cultura, perché è in realtà nella sua impostazione, nel suo disegno, figlia di quel manipolo di giovani cattolici che si erano riuniti a Camaldoli e che avevano scritto il famoso codice di Camaldoli, che avevano già dentro di sé, dentro appunto, la propria cultura, col personalismo di cui erano del francese anche. Beh, noi avevamo Toniolo a distanza di tempo, poi c'era Mounier e gli altri degli anni 30, fatto sta idea che c'è tutto questo insieme di prodromi che sboccano a quel punto e portano alla idea di una società che, come era scritto proprio nel codice di Camaldoli, non è un'unità numerica, ma è un'unità di persone, di famiglie, di gruppi che perseguono tutti e per tutti un bene comune. Ed è questo poi che fa da fondamento alla architettura della Costituzione repubblicana, nella quale per definizione perciò i diritti sono di tutti e un'attenzione speciale va a coloro che non sono in grado di farli valere da soli. In questo la Costituzione un po' risente nel suo lessico del punto di incontro possibile tra questi e le sinistre, per cui emerge come figura principale quella del lavoratore nell'articolo 3. Sua Eminenza ha detto cittadini, ma in realtà l'articolo 3 dice lavoratori quando parla della eguale partecipazione che deve essere assicurata eliminando gli ostacoli economico-sociali. Non cambia però questo aspetto il fatto che
poi percorrendo la Costituzione noi troviamo figure molteplici di deboli ai quali viene dedicata una speciale attenzione. Il primo è lo straniero perseguitato nel suo paese. Notate però, lo straniero a cui vengono negati i diritti assicurati invece dalla nostra Costituzione, sembrerebbe una figura che copre tutto, in realtà è una figura che copre solo una parte. Tant'è vero che, lo dico ora, arriveremo a quello che io considero un orrore dal punto di vista costituzionale, che se sei rifugiato politico hai titolo per restare, se sei rifugiato economico devi semplicemente essere espulso. E su questo, che nega profondamente qualcosa che c'è nella nostra Costituzione, si è molto fatto in questi anni. Comunque, questa figura c'è. Vado proprio in ordine di articolo, questo è l'articolo 10, l'articolo 24 c'ha i non abbienti che devono essere messi in condizione di avvalersi della giustizia a tutela delle proprie esigenze. Nell'articolo 27 i detenuti che debbono essere oggetto non di pene soltanto retributive, ma di pene rieducative per una reimmissione nella società. I figli nati fuori dal matrimonio. Qui si sente la cultura del tempo di cui queste persone erano comunque partecipi, perché la Costituzione dice compatibilmente con i diritti dei figli nati dal matrimonio. Il progresso della nostra civiltà porterà a cancellare quel compatibilmente e ad accettare il principio che i figli sono figli, comunque siano nati. L'articolo 34, che per noi che facciamo il mestiere di insegnanti è un articolo straordinariamente importante, i capaci e i meritevoli, privi di mezzi, hanno diritto di accedere ai gradi più alti dell'istruzione. I minori e il lavoro. Gli inabili al lavoro e i minorati, articoli 37 e 38. Ecco, attraversate vari ambiti e trovate quello che queste persone di quel tempo identificano come l'insieme delle figure più meritevoli di tutela. E questa tutela in qualche modo viene approntata. I profili principali che dobbiamo tener presenti sono peraltro due. Il primo è che l'evoluzione della storia ha portato altri deboli a vivere con noi e ci ha sfidato su un terreno, ci tornerò, che è il terreno cruciale per la stessa lettura della Costituzione, che è la lettura del principio di solidarietà che all'origine presuppone che si sia sodali, che si sia partecipi di una medesima avventura, di un medesimo disegno e si sia solidali tra coloro che stanno perseguendo insieme quel fine, altrimenti quel fine andrebbe disperso. E il mondo di oggi ci pone davanti alla solidarietà che va oltre i confini delle opere preesistenti e dei fini preesistenti comuni. Ci pone davanti al tema che un credente
interpreta dicendo siamo tutti figli dello stesso Dio, un non credente non può non porsi negli stessi termini apparteniamo tutti alla stessa umanità. Che implicazioni ha questo? Che sfida rappresenta per l'ordinamento giuridico e per la societas nella quale questo ordinamento deve essere applicato e fatto valere? Ci debbono essere disposizioni giuridiche che provvedono a queste tutele, ci devono essere. E alla fin fine possiamo dire che nonostante il tempo sia così profondamente cambiato e quindi cambiato sia l'orizzonte che abbiamo davanti, la nostra Costituzione copre, è sufficientemente elastica, se volete, da arrivare a coprire tutto ciò che è bene coprire. Certo, quell'articolo 3 non dovrebbe esordire dicendo tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, però è un dato di fatto e di diritto che noi abbiamo preso da decenni a interpretarlo come se la parola cittadini non ci fosse e ci fosse soltanto il tutti. E moltissimo di ciò che conta nella nostra Costituzione comunque già lessicalmente è un riferimento a tutti. Basti pensare a quelle formule inesorabili che dicono che la tale libertà o il tale diritto è inviolabile, punto. Non è che dice che è inviolabile per chi è nato in piazza Cavour e non per chi è nato in piazza Garibaldi. È automaticamente e necessariamente riferito a tutti. Mentre alcune volte il cittadini ha un senso che è stato ritenuto rilevante, ragionevole anche al nostro tempo, si pensi alla libertà di circolazione, che non a caso è riferita ai cittadini. Ma dove la parola cittadini era stretta, inadeguata, angusta rispetto alla portata, al respiro del diritto umano coinvolto, è stata travolta nei fatti ed è rimasto il tutti. Forse qualcuno pensa, per esempio Gustavo Zagrebeschi fece una conferenza, tu eri ancora tra di noi, alla Corte, per dire che le generazioni future, la nostra Costituzione le lascia scoperte. Io gli risposi che non ne ero sicuro e continuo a mantenere il dubbio, ma certo mi colpisce che il Tribunale Costituzionale Federale tedesco abbia potuto dichiarare illegittima una legge di quel paese che carica prevalentemente sulle generazioni future i costi dei riaggiustamenti al cambiamento climatico lasciati più ridotti per la generazione attuale, trovando nel Grundgesetz un fondamento ai diritti delle generazioni future. Ecco, questo è un tema che al nostro tempo merita una particolare attenzione. Ma tradirei quello che penso, che coincide largamente col senso che avete voluto dare a questo incontro e che ho colto nelle parole di Sua Eminenza Parolin, se mi soffermassi più di tanto
sulle coperture costituzionali dei diritti dei deboli. Posso solo dire che importante è l'assertività delle norme costituzionali e delle norme legislative che attuano queste disposizioni che ho ricordato. Importanti sono i tribunali ordinari e per loro tramite la Corte Costituzionale a cui può rivolgersi il titolare del diritto leso. E questo è tutto parte essenziale della tutela dei diritti dei deboli, ma parliamoci chiaro, c'è un ulteriore fattore che ha a dir poco non minore importanza: il radicamento di questi principi e del loro significato nelle nostre coscienze. L'essere ciascuno di noi sintonizzato con quei principi. Questo è parte essenziale della tutela, non è una parte marginale. Non è che uno possa girare tranquillo per la strada e dire che tocca ai tribunali risolvere certi problemi, che lui non è pagato per farlo. Lui non è pagato, ma lo deve fare, e se non lo fa, quei diritti, tutti i diritti perdono naturalmente forza, i diritti di non solo degli altri, ma di ciascuno di noi. Esistono e sono tutelati se nella misura in cui la consapevolezza della loro portata e della loro esistenza stanno dentro gli altri. Perché ce ne accorgiamo oggi? Perché non è retorica? Perché è vero, ce l'ha detto Bauman a suo modo, ce l'ha detto Habermas a suo modo, ce lo disse molto e molto bene Ratzinger a suo modo. Noi viviamo in una società che da tempo tende ad essere una società di individui, una società nella quale i diritti sono i miei, nella quale il diritto di realizzare se stesso è solo mio, non è anche suo, ed è, non conta quanto io vado in là nel realizzare me stesso, se poi questo incide sulla realizzazione di altri. La società liquida la chiamava Bauman. Ecco, per usare la sua ellissi, i diritti non possono vivere in una società che sia davvero liquida, nella quale ciascuno vive solo per sé. I diritti sono sempre innestati sul tessuto delle relazioni interumane e risentono di ciò che questa relazione mette a fuoco. Questo è il punto centrale. Non a caso i modi attraverso i quali possiamo negare e in più casi soffocare i diritti degli altri sono diversi. E se non ne siamo consapevoli, dovremmo riflettere sul fatto che vale sempre il reciproco, che i nostri diritti possono essere negati, limitati, soffocati, se gli altri non ne hanno consapevolezza. Il primo modo per negare i diritti degli altri, il meno rumoroso, il meno avvertito, ma anche spesso il più devastante, è l'indifferenza, come ha ripetutamente detto Papa Francesco, che può col tempo divenire la codificazione del male e quindi, riprendo le sue parole, l'assuefazione. Non è retorica. Forza,
Pensiamoci agli immigrati, davvero pensiamoci che muniti sia pure di regolare permesso di soggiorno, vivono in baracche prive di qualsivoglia requisito di abitabilità nelle campagne in cui provvedono ai raccolti o nelle città sotto i ponti o nelle aree verdi che intravediamo quando su un comodo Frecciarossa stiamo entrando nella città di Roma o in altre città. Lo vediamo, li vediamo, li dimentichiamo subito dopo averli visti. Scendiamo dal treno e la nostra vita riprende mentre la loro continua là, nel silenzio generale. E se il silenzio è generale, silente sarà anche la legge e chi la dovrebbe far valere. E quindi i diritti di queste persone scompaiono, diventano nostri compagni di vita sprovvisti di diritti. Se poi a Rosarno altrove una notte c'è un incendio in una baracca, ci si accorge del fenomeno. Per 3 giorni i telegiornali ne parlano e poi ritorna il silenzio, ma non perché se ne siano andati, perché l'indifferenza e l'assuefazione prendono il sopravvento. Ma ci sono anche altri fenomeni che sono simili. Ora finalmente sta cambiando. Pensiamo alla parità di retribuzione tra uomo e donna. Il tema più normato tra quanti la legislazione italiana ne ha trattato, eppure si sta ancora ora protestando perché questa parità non c'è, perché c'è l'assuefazione al fatto che se è una donna a fare lo stesso lavoro di un uomo, la si può pagare meno di quanto si paga l'uomo, e questo fa parte dell'ordine innaturale ma normale delle cose. Ma non c'è solo l'indifferenza. C'è anche il modo in cui facciamo valere i nostri diritti che può andare fuori di misura ed offendere gli altri, entrare nella loro vita facendo loro del male. E qui entriamo in un altro delicatissimo tema che è antigiuridico e che è anti-rispetto dei diritti, che è un uso del proprio diritto e della propria libertà così intenso e così fuor di misura da trasmodare in potere sull'altro. Per noi giuristi il momento di questa trasformazione è il momento in cui io sono in grado di provocare un cambiamento nella sfera di vita di un altro o di un'altra senza il suo consenso e senza alcuna partecipazione. Quando, facendo valere me stesso, cambio la vita di qualcun altro che sta subendo il cambiamento, non lo sta in realtà gestendo. Questa è materia tipica di antitrust. Io ci ho lavorato molto nella mia vita, non vi voglio intrattenere su questo, ma è fuor di dubbio che se in un quartiere c'è un unico panettiere, il prezzo del pane lo decide lui, punto e basta. E se vuoi il pane, lo compri al prezzo che costui o costei ha stabilito. Non si negozia mai, qualcuno mi ha obiettato, il prezzo del pane quando si entra da un panettiere. Sì, ma se è troppo caro io esco e vado da un altro panettiere. Se ce n'è uno solo, il suo diritto di chiedermi un prezzo per il bene che mi cede si trasforma in potere. Potere del panettiere,
potere di Google, potere di Facebook, ecco quante sono le aree nelle quali il diritto diventa potere e offende l'altro. Ma non c'è solo la parte antitrust. Il diritto offende l'altro, non lo dimentichiamo, quando ne offende la dignità. La maternità surrogata, che noi, Corte Costituzionale, abbiamo imposto come limite non valicabile al soddisfacimento del bisogno, dell'esigenza, del desiderio di genitorialità. Noi non possiamo impedire la maternità surrogata in Bangladesh o in Canada o altro o in Ucraina, ma possiamo dire che nel nostro ordinamento chi ha così ottenuto un figlio e lo vuole far valere come proprio non lo può fare, ne deve prendere cura, può avvalersi delle forme esistenti e praticabili di adozione in casi particolari, ma alle spalle di questa creatura innocente che va tutelata c'è un'offesa non rimediabile alla dignità della donna il cui corpo è stato usato come un veicolo, il cui corpo che è stato partecipe di maternità è invece trattato come se fosse una casella nella quale uno lascia una valigia e poi apre e la va a ritirare. E questo non è consentito. E questo lo stato di bisogno, che in genere spiega l'accettazione da parte di questa donna dell'affitto con cui offre se stessa, e questa c'è un'offesa alla dignità che è potere che viene esercitato sugli altri, contro. Ma vedete, anche questo deve essere percepito come tale, deve essere sentito come tale, perché noi viviamo in un mondo nel quale questo sempre meno viene percepito come tale, e se sempre meno viene percepito come tale si pratica, accade ripetutamente, continuativamente, come la vita sotto i ponti di quegli immigrati. E poi naturalmente ci sono altri episodi, eccoci qua, con la mascherina. È di tutta evidenza che non portare la mascherina significa esercitare il proprio io in modo che danneggia gli altri. Io ricordo il primo caso che avemmo da giuristi di una vicenda diversa, ma per certi versi simile, che è quello del casco reso obbligatorio per i motociclisti, e non c'era verso di farglielo capire: ma la testa è mia, se me la rompo sono affari miei. No, se te la rompi io ti debbo portare in ospedale e ti devo curare, io devo impegnare i miei medici, i miei infermieri, le mie risorse per guarirti, perché nessun componente della mia comunità può rimanere ferito senza che la comunità se ne occupi, ma allora tu devi evitare che ci si occupi di te a sproposito quando può essere evitato. Che cosa significa questo? Significa, detto in altri termini,
che ciascuno di noi, nell'esercizio dei propri diritti, deve sentire la correlazione degli altri e deve essere solidale con gli altri. Non stupisce, pensando alle origini culturali della Costituzione della Repubblica, che la Costituzione stessa, oltre a fornire le norme di garanzia per i deboli delle situazioni in cui si trovano, si preoccupi fin dall'inizio, e in una delle sue disposizioni fondamentali, proprio di assicurare questa correlazione che è proprio genetica tra diritto e dovere. L'articolo 2 viene usualmente letto soltanto nella sua prima parte, ma se lo leggiamo sulla base di quello che sono venuto ricordando a tutti noi, ci accorgiamo che, per dirla proprio banalmente, le due parti di questo unico frutto, il frutto dei diritti umani che vivono negli altri e nella consapevolezza che gli altri ne hanno, sta scritto: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vedete, stanno insieme. Uno dei massimi cultori italiani dei diritti dell'individuo, che era Stefano Rodotà, in uno dei suoi ultimi lavori, che aveva la solidarietà nel titolo, arrivò a scrivere lui stesso che il dovere è un limite interno al diritto, non gli sta fuori, gli sta dentro, che io lo devo esercitare, devo essere nella condizione di esercitarlo, ma nell'esercitarlo devo sapere che c'è il dovere. E questa è la nostra Costituzione e questa è la sfida del nostro tempo, perché questa solidarietà io debbo saperla portare al di là dei confini entro i quali sono abituato a vivere. Debbo rendermi conto che non posso sciacquarmi la bocca del mondo globale, della globalità. Non posso vivere come operatore economico di un'economia che trova un pezzo in Cina, un pezzo in Cile, un pezzo in Africa e mi dà alla fine il prodotto. Non posso godere della unicità del mondo se rifiuto la unicità degli esseri umani. Se la mia comunità è quella del mondo oggi, tutti gli esseri umani furono creati uguali in diritti e dignità, e quindi la solidarietà la devo portare al di là dei confini entro i quali sono tradizionalmente abituato a vivere. E a questo punto, e concludo, che uno come me, in uno scritto non ancora pubblicato, ha concluso: e questo però è possibile se davvero in principio e al centro è il logo. Il logo non soltanto nella sua accezione originaria greca,
il logo come razionalità, il logo che tiene lontani dai fanatismi, dagli odi, dalle posizioni estreme che, se dobbiamo vivere tra diversi, sono posizioni che comunque impediscono che tra diversi ci capiamo. Ma il logo, nella sua accezione anche cristiana, l'agape greco, dove il logo diventa, se proprio non tutti ne sono capaci, l'amore per l'altro, diventa almeno la pietas, la comprensione. Questo è ciò che è l'alimento vero di una costituzione come la nostra. Quello che colpisce è che al tempo in cui fu adottata, il clima era proprio quello. E questi uomini e poche donne diversi tra di loro avevano il logo con loro e vivevano un clima in cui questo era imperante, un clima nel quale la distanza dalla tragedia della diversità sterminata era così breve che era negli occhi e nella memoria di tutti. Ora gli occhi vedono altro, quella memoria non c'è più. Tocca a noi fare in modo di essere accompagnati anche al nostro tempo dal logo che allora si fece sentire.